è arrivato il momento di Qui Napoli. E questa è una puntata particolare perché? Perché chiamiamo due giovanissimi compagni napoletani, che sono Roberto Gaudioso e Rosario Scognamiglio. Ecco, chiamiamo prima Roberto e aggiungiamo anche Rosario alla conferenza. Dovrebbero essere già pronti ad aspettare la nostra chiamata. Roberto, ci sei? Ci sono? Mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Dovrebbe esserci anche Rosario, che vedo si Sì, te. buonasera. Ecco, perfetto. Ragazzi Buonasera. giovanissimi, quanti anni avete ragazzi? 21. 21 e tu Roberto 22, quindi ragazzi 27. 27, ragazzi giovanissimi, diciamolo, che a 27 anni siete giovanissimi, che si sono avvicinati all'associazione, ecco facciamo entrare in video anche Roberto e Rosario, si sono avvicinati alla militanza politica con l'associazione radicale per la Grande Napoli. Due ragazzi giovanissimi che come già abbiamo avuto una puntata domenica scorsa con i compagni radicali veronesi, anche loro giovanissimi, ci fa piacere far partecipare alla Web TV Radicale anche le nuove leve della militanza radicale, proprio perché sono le persone probabilmente più importanti per il nostro futuro, per portare avanti le idee radicali nel futuro e tra i giovani. Ragazzi, partiamo da Roberto innanzitutto. Qual è stato l'elemento che ti ha fatto avvicinare alla militanza radicale? Come li hai conosciuti questi pazzi dei radicali? Io sono la prima iscrizione da internet con PayPal dal sito dell'Associazione per la Grande Napoli. Io da anni ero interessato comunque alla politica radicale, poi se non sbaglio è stata proprio per le elezioni regionali che mi sono definitivamente avvicinato ai radicali. Quindi sono state le elezioni regionali. E tu, Rosario, Sì. invece? Io diciamo che ho sempre seguito la politica sin da piccolissimo. A 14 anni mi iscrissi al primo partito, mi iscrissi a Forza Italia perché pensavo effettivamente in quella ventata di novità che portasse liberalizzazione e libertà in tutta Italia. Col tempo mi sono accorto che invece era semplicemente un altro dei partiti venduti alla partitocrazia e allo stato di regime. Ho scoperto invece nei radicali, proprio negli ultimi anni, un vero partito liberale, ma come piace dire a me, libertario, che segue la vera politica, cioè in difesa dei diritti individuali e quindi inviolabili del soggetto. Beh, insomma, un bel percorso, devo dire che evidentemente le tue speranze nel 94 erano quelle di probabilmente individuare in Forza Italia quel famoso partito liberale di massa tanto Esatto, auspicato. che oggi Pannella ha ribadito a me in mezz'ora di Lucia Annunziata, ma ciò non è stato. Ciò non è stato. Mi sono perso purtroppo questa puntata della Lucia Annunziata con Marco Pannella, ma la rivedrò sicuramente. Mi è stato detto che c'è stato un po' di battibecco. Comunque, ragazzi, adesso vi voglio chiedere, ecco, l'Associazione per la Grande Napoli è un'associazione che sicuramente è stata ed è in prima linea sul fronte della battaglia, della lotta per la giustizia giusta e per l'amnistia per la Repubblica. Ormai un presidio fisso è diventato il tavolo dei radicali napoletani per la Grande Napoli davanti a Poggio Reale, e quindi siete in qualche modo identificativi di quella che è l'iniziativa politica radicale a Napoli. Quindi sicuramente anche a voi sarà capitato di stare davanti al carcere di Poggio Reale e raccogliere le impressioni dei parenti dei detenuti. E quali sono stati i feedback, quali sono stati i messaggi che vi sono arrivati? Roberto, partiamo da te. Allora, certo, siamo stati anche noi spesso sotto carcere di Poggio Reale, sia per manifestazioni, sia per informare la popolazione della nostra battaglia. È stata un'esperienza estremamente positiva, soprattutto per me, per conoscere, diciamo, la realtà del carcere, la realtà delle persone che hanno un contatto quotidiano col carcere. Le famiglie e poi vabbè, ci sono state comunque
accoglienze diverse e quante diverse possono essere comunque le persone. Abbiamo testimoniato anche l'assurdità, diciamo, anche per esempio, che può essere una sciocchezza, ma non lo è, delle file chilometriche fuori a carcere per entrare e andare a trovare i propri cari, spesso che si trasformano in episodi abbastanza tragici, molto spesso. E intendo anche piccole zuppe o cose del genere. Però siamo restati sempre, siamo stati quasi ogni settimana per diversi mesi al carcere di Poggio Reale, le persone, penso che sì, abbiamo avuto una certa confidenza anche con le persone, ci seguivano, e penso che Rosario su questo ha conosciuto una persona meglio di me, e forse ne vuole parlare, non lo so. Dici, Rosario. Sì, no, ribadisco quello che ha detto Roberto. Siamo stati per tutti i 2 mesi estivi, giugno e luglio, con presidi fissi fuori Poggio Reale. Poi ci siamo ritornati subito dopo la fine di agosto. Abbiamo partecipato anche al giubileo delle carceri, dove è intervenuto il cardinale Sepe. Sì, un'esperienza, diciamo, diretta con una madre di un detenuto l'ho avuta. È una signora di Torre del Greco, non faccio il nome perché mi sembra certo, poco opportuno, certo. La storia è, diciamo, è molto particolare, perché questo ragazzo è stato condannato in materia della Fini Giovanardi ha subito, diciamo, da quello che ho potuto comprendere, violenze in carcere, e ha avuto alla fine del suo percorso carcerario gravi ripercussioni a livello psicologico. E proprio per le condizioni del carcere di Poggio Reale, oltre per quelle che sono le azioni violente che Secondini diciamo attuano sui detenuti, però proprio in materia di questo volevo dare due dei dati. Il carcere di Poggio Reale può contenere 1658 detenuti, ora attualmente ce ne sono più di 3000, le condizioni igieniche sono disastrose, molte madri, mogli di detenuti dicevano che addirittura quando questi ultimi rilasciavano i panni sporchi per lavarli a casa, al loro interno uscivano topi e, diciamo, altri animali poco gradevoli. Allora il punto è questo, che questa lotta deve essere, per l'amnistia, deve essere rilanciata soprattutto al Congresso, perché qui lo Stato sta calpestando come un criminale professionista l'articolo 27 della Costituzione, quelle, ossia non si rispetta il concetto che la pena deve essere tesa alla rieducazione del soggetto reo, e si vanno a ledere i diritti individuali del soggetto. Questa non è democrazia, un istituto carcerario di questo genere neanche in Iran. È una lotta che deve essere rilanciata proprio per far sì che l'Italia torni ad essere una repubblica e uno Stato di diritto, perché in questa situazione lo Stato di diritto viene affossato e viene calpestata la Costituzione. La destra di regime non fa altro che invocare alla Costituzione per fantomatiche riforme spot, e quindi farci uno spot elettorale. La sinistra di regime lo fa solo ed esclusivamente per andare contro il Presidente del Consiglio, e la pone in ballo anche quest'ultima per farsi spot elettorale. L'unico partito che effettivamente sta combattendo affinché tali valori vengano rispettati, che sono i valori principali, è il Movimento Radicale. Oggi Pannella l'ha ribadito anche in mezz'ora con Lucia Anzata. È una lotta che va portata fino in fondo. Ecco ragazzi, io veramente voglio dirvi che dalle vostre parole trapela una passione politica che veramente mi fa rincuorare. Perché molto spesso, una delle cose che spesso ci chiediamo in ambito radicale è perché siano così pochi i giovani
che vengono, iniziano a conoscere i radicali e a fare militanza esattamente come voi. D'altro canto si vedono scene tipo quelle a cui abbiamo assistito la settimana scorsa nella manifestazione degli Indignados, quando Marco Pannella è stato, per così dire, aggredito in vario modo con improperi, sputi e altro. E sono ragazzi giovani anche quelli, esattamente come lo siete voi. Qual è diciamo, il vostro commento rispetto a quello che abbiamo visto in quel video famoso prodotto da Radio Radicale? Quali sono i vostri sentimenti? E poi siete d'accordo con Pannella, che sostanzialmente ha detto di perdonare loro perché non sapevano quello che facevano, nel senso che non ignoravano il fatto, quello che è veramente era accaduto nel Parlamento. Ecco, voi invece, quando vi confrontate con i vostri coetanei, quando parlate dei radicali, avete il polso di quella che è la vera situazione, di come realmente le giovani generazioni percepiscono il Partito Radicale e le sue battaglie? Roberto. Allora, la domanda è abbastanza complessa, però è molto interessante, perché da quello che è successo a Pannella da sabato nella manifestazione, noi c'è stato un moto di orgoglio e abbiamo organizzato un'altra manifestazione sia per la libertà di informazione, sia per manifestare la solidarietà a Pannella e anche alle persone vittime della mala informazione. Noi abbiamo manifestato sabato ieri alla sede RAI di Fuori Grotta. È stato un piccolo successo perché siamo riusciti a farci intervistare e ad andare poi sul TG regionale. La questione dell'informazione è tragica, ed è tragica non da ieri, non da oggi, non nemmeno dall'altro ieri, colpisce particolarmente i radicali. E forse è proprio questo il problema. C'è un gap generazionale, anche nella nostra associazione c'è un gap generazionale enorme, tra, per esempio, penso a Rodolfo, il segretario, e a adesso non dire che sono troppo vecchi, segretario, per... no, non dico questo, però c'è un gap generazionale. è vero, lo confermo. E tra i anni anche all'università l'impressione è che non si possa proprio parlare dei radicali. I radicali sono gli indesiderabili, non possono essere nemmeno nominati. E la critica che si fa ai radicali, a Napoli almeno, con un'espressione un po' napoletana, è i radicali. Come con questo è quasi come a dire tutto, che non dice nulla in realtà, perché è proprio un segno di un pregiudizio e di pochissima informazione. Però la cosa che mi ha colpito rispetto, per esempio, a quello che è successo a Pannella è che gli sputi e gli insulti non sono arrivati solamente dai giovani. Sì, è vero. Anzi, lo sputo è arrivato da una persona abbastanza matura, se non sbaglio. E quindi forse dobbiamo anche riflettere, noi sicuramente abbiamo diverse ragioni, però dobbiamo in qualche modo riuscire a trovare altri canali e altre forme per forza, altri modi per comunicare. Io ho visto... Purtroppo a metà l'intervista di Lucia Annunziata di oggi a Marco Pannella, e io adoro Marco Pannella, però me ne sono andato con un po' di amaro in bocca. Lucia Annunziata non ha fatto altro che provocarlo, e probabilmente in Marco Pannella ha vinto un pochettino l'emotività. Non lo so, mi è sembrata quasi di occasione sprecata. Rosario. Ma allora, sulla questione degli Indignados sono pienamente d'accordo con Pannella. È inutile prendersela con loro, perché le vere vittime, oltre a Marco, sono state proprio loro, vittime della
cattiva informazione, di un'informazione non libera, di un'informazione anch'essa venduta alla partitocrazia, perché è assurdo che è passato per vari giorni il messaggio che i radicali avevano votato la fiducia addirittura, cosa assolutissimamente non vera. Poi volevo fare anche un attimo una piccola parentesi sulla questione del numero legale. Il numero legale è 312 nella Camera dei Deputati. I deputati radicali sono 5. Il numero legale è stato 319, ora 319 meno 5 fa 314. Il numero legale sarebbe raggiunto con o senza la partecipazione dei radicali alla protesta dell'Aventino. Tra virgolette, e voglio citare anche un pezzo dello storico Bruno Guerra, che ha scritto un paio di la settimana scorsa, se non sbaglio, che l'Aventino risulta appunto una parola retorica, andava bene quando i plebei fecero la secessione nei confronti dei patrizi nella Repubblica Romana. Sono veramente cose vetuste, assurde, che non sottolineano appunto quello che dovrebbe essere il rispetto alle istituzioni, il rispetto che ogni parlamentare dovrebbe avere tra se stessi e poi verso le istituzioni. Quindi le vere vittime, ripeto, sono i ragazzi, sono o anche chi è stato a sentire ecco notizie false e inutili. Sulla questione di come dei ragazzi che non si avvicinano al movimento radicale, io penso che ci sia ancora tanto pregiudizio nei confronti dei radicali, ma c'è anche un altro problema, quello diciamo della società che è stata creata con l'ascesa del berlusconismo, cioè dal 94 in poi si sta cercando di imporre una situazione politica di out-out, cioè o destra o sinistra, due grandi partiti che hanno anche delle idee un po' confuse, perché sembrerebbero essere due calderoni, e i ragazzi, da quello che posso vedere io, si avvicinano proprio per la concezione di far carriera, ed è proprio questo il messaggio che secondo me dal 94 in poi sta passando, cioè una politica fondata su un out-out destra e sinistra, e principalmente una politica solo ed esclusivamente atta a fare carriera. Sento molti miei coetanei che risottolineano la questione in maniera gioiosa di come il governo, d'accordo con l'opposizione, voglia diminuire il numero di parlamentari. Io vi faccio una domanda, non è tanto la questione di diminuire il numero dei parlamentari, perché secondo me diminuendo il numero dei parlamentari verrebbe meno anche il concetto di democrazia, ossia che gli organi decisionali debbano essere subordinati all'assemblea eletta dal popolo sovrano, e quell'assemblea debba, ecco, discutere per poi, ponendo tesi e antitesi, giungendo ad una sintesi. Quindi non è tanto questo il problema di diminuire i parlamentari, anzi il problema è quello di diminuire i privilegi dei parlamentari e magari ritornare anche al gettone di presenza, come diciamo si usava a inizi del Novecento, quando l'Italia era governata dalla destra e dalla sinistra storica. Il punto è proprio questo, cioè è una distorsione, a mio avviso, che la politica fa intendere ai giovani. Se si parla con ragazzi che frequentano l'università, miei coetanei che stanno all'interno del tessuto politico universitario, già pensano alla candidatura al consiglio di facoltà solo ed esclusivamente in vista di una futura candidatura ad organi di governo statale. E per me questo studio si perde, non vorrei fare della retorica, ma veramente si perde la vera essenza della politica giovanile, che dovrebbe essere la politica, ecco, progressista, e che dovrebbe innovare fondamentalmente la società. Ma tutto questo non sta accadendo, anche guardando quello che è successo a Roma, quello che doveva essere un movimento
che partiva dal popolo di protesta non violenta contro un sistema che ormai cancrenoso è sfociata in guerriglia urbanistica. E penso anche che sia una questione di arretratezza culturale dell'Italia, perché in altri paesi come la Spagna gli indignados sono stati per mesi a occupare piazze in maniera nelle piazze in maniera pacifica e non violenta, manifestando un proprio sentimento di dissenso nei confronti dell'istituzione del governo, appunto. Ecco, Roberto, passiamo a Roberto. Ti volevo chiedere questo: voi avete fatto anche proprio all'interno dell'università numerosi tavoli sulla questione dei contributi silenti, che è una questione che tocca molto da vicino proprio i giovani, perché la maggior parte dei giovani, magari il classico studente universitario che ha il lavoretto con il quale si mantiene anche gli studi, o almeno contribuisce a mantenere gli studi, magari lo fa attraverso un contratto a progetto oppure attraverso altre tipologie contrattuali, che in ogni caso i cui contributi vanno a finire nella cosiddetta CAS, gestione separata dell'INPS. Ecco, e qui viene fuori la storia dei contributi silenti. Quando avete fatto questi tavoli all'interno dell'università, i ragazzi che magari lavoravano erano a conoscenza di questo meccanismo perverso, e se sì, qual è stata la loro reazione? Allora, no, non erano a conoscenza di questo meccanismo perverso. Molti ci hanno ascoltato, e altri un po' meno. Devo dire che con sorpresa molti professori universitari ci hanno ascoltato e sostenuto, però anche i ragazzi sicuramente. In particolare ricordo qualcuno che, per esempio, noi stiamo in progetto di riproporre una intervista come ha fatto Radio Radicale subito dopo la manifestazione di sabato, 5 giorni dopo, quindi dopo, per vedere quanto fossero poi informati i ragazzi a 5 giorni dal fatto. E posso preannunciare che, siccome le interviste le abbiamo fatte, nessuno sapeva bel nulla. Però diciamo che sono comunque le manifestazioni, sia la manifestazione all'INPS sia il volantinaggio, sono andati abbastanza bene, nonostante diciamo poi quello che c'è stato diciamo la disinformazione della politica nazionale, perché ricordo che un tavolo noi l'abbiamo fatto il giorno dopo l'astensione dei radicali alla sfiducia del ministro Romano. E io mi sono beccato uno spintone. Però è il primo di una lunga serie, speriamo. Non ti ho sentito, scusami. Speriamo che sia il primo di una lunga serie, non perché ti auguro di essere spintonato, ma perché ti auguro anni di militanza radicale. Solo per questo ti devi rassegnare a prendere gli sputi e gli spintoni dei fascisti e dei comunisti, o ex post. Va benissimo così, infatti. Però è da segnalare che comunque questo clima, come diceva prima Rosario, cioè, ed è stato montato per molti anni, cioè, sicuramente, e dalla disinformazione e anche poi da una certa arretratezza culturale, sicuramente. Ecco, Rosario. Sì, sempre sui contributi? Sì. Sì, sono della stessa linea di pensiero di Roberto. Abbiamo portato avanti questa volta raccogliendo anche moltissime firme, non solo all'università ma anche nella zona universitaria. Abbiamo contribuito, anche se in minima parte, a far conoscere al popolo partenopeo questa truffa, fondamentalmente, perché a monte di 8 miliardi che l'INPS incassa proprio in questo fondo, ne eroga solo 300 milioni. Fondamentalmente tutti coloro i quali hanno un lavoro a progetto o un contratto a termine sprecano i soldi, fondamentalmente versandoli all'INPS, perché poi non servono per fargli maturare il fondo
pensionistico. Io penso che diciamo la risposta delle persone è stata positiva, perché ripeto, abbiamo raccolto moltissime firme e si sono sensibilizzati molto su quest'altra carenza dello Stato italiano. Ecco, ragazzi, vi faccio un'ultima domanda, perché siamo addirittura d'arrivo, ma sicuramente ci saranno altre occasioni per continuare a dialogare insieme. Però la domanda è chiaramente di rito, ci vuole, siamo a una settimana dal congresso, a meno di una settimana dal congresso, e voi parteciperete al congresso di Radicali Italiani a Chianciano? Certo, noi parteciperemo, ma... È il vostro primo congresso? Sì. Quindi sarete un po' emozionati, immagino. Abbastanza. Ecco, stavi dicendo, parteciperete però? No, parteciperemo, ci stiamo organizzando con tutta l'associazione, ne saremo, ecco, penso, raccontiamo, perché dicevamo appunto l'altra volta con Rodolfo e Luigi che state organizzando un piccolo pulmino, no? Ci siamo poi organizzati con delle macchine, però lo stesso. Una carovana, penso, quindi, una carovana che parte da Napoli alla volta di Chianciano. Ecco, ricordiamo, esatto. Ricordiamo quello che è il sito internet dell'Associazione per la Grande Napoli, Roberto. È www.perlagrandenapoli.org. Esatto, www.perlagrandenapoli.org. E voi avete fatto anche una riunione, Rosario, proprio la settimana scorsa, anzi questa settimana appena passata, presso il locale Intramenia, dove ormai sempre vi riunite, no? Quali sono state le decisioni che avete preso? Perché poi incombe anche l'assemblea congressuale. Sì, esatto, incombe anche l'assemblea congressuale, che si terrà molto probabilmente il 17 dicembre all'Hotel Terminus, in vicinanza della stazione centrale di Napoli. Stiamo cercando anche qui di organizzare, molto probabilmente prenderemo una sala e in quella circostanza rilanceremo tutte le lotte, dall'amnistia, dai contributi silenti, passando per Informerai, e sostanzialmente andremo a stendere anche quelli che saranno i punti per la prossima stagione di azione politica sul territorio partenopeo, e discuteremo anche di come allargare, ecco, al mondo giovanile il pensiero radicale. Beh, mi sembrano degli ottimi propositi. Io veramente voglio ringraziare. Vai Roberto, vai pure. Volevo dire che da novembre non ci riuniremo più da Intramenia, ma abbiamo trovato una sede. Oh, fantastico, quindi avrete una vostra sede, immagino anche con un collegamento a DSL la sede. Sì. Fantastico. Sì. Beh, magari allora qualche volta potremmo fare trasmettere in diretta le riunioni dell'Associazione per la Grande Napoli, non sarebbe male, visto che è una delle associazioni, diciamo, più vive nel panorama italiano. Io ringrazio veramente tanto Roberto Gaudioso e Rosario Scognamiglio, e spero veramente che vorrete partecipare a qualche altra trasmissione di TV Radicale, proprio per portare la vostra testimonianza, la vostra opinione, il vostro contributo politico alla riflessione. Ringrazio veramente tanto, quindi nuovamente lo dico, sia Roberto che Rosario. Chiudiamo, torniamo nello studio di Lecce, chiudiamo il collegamento con Roberto e Rosario.